Ciao a tutti, come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic dove tutto quanto è le norme. E oggi in questo interattivo andremo a vedere chi è che sta per scrivervi, per mandarvi un messaggio, per contattarvi. Cercheremo di fare un identikit, soprattutto a livello, diciamo, di carattere, di relazione che ha con voi, di energie che scambia con voi o che non scambia, chissà, magari qualcuno che non vi messaggia da tanto tempo, e lo faremo con due varianti, l'anello e il giardino. Sapete che potete scegliere quello che preferite. Anche mettendo il video in pausa, insomma, potete scegliere anche nel modo che preferite e vi ricordo comunque che queste sono stese generali rivolte a tutti senza distinzioni di genere o di orientamento e che una volta che avete scelto la vostra variante, ricordatevi che la carta che ci rappresenta tutti convenzionalmente qui è la carta della dama, quella numero 29. Andate se volete a vedere nella descrizione del video, c'è il link diretto alla variante che avete scelto. Vi ricordo ancora il corso che si terrà il 28 e 29 settembre presso la libreria esoterica che terrò io su amore, relazioni e personalità, quindi un corso in cui andremo appunto a esplorare un po' con il pettine normale in un modo forse meno popolare, però altrettanto efficace, è un modo di utilizzo di questo mazzo che dà veramente dei risultati sorprendenti, come capire noi stessi, come capire gli altri, come capire le relazioni, come si può e si deve a volte fare qualcosa per far funzionare le cose, quando invece è meglio lasciar perdere, ma soprattutto capire il perché. Una volta che capiamo i perché e poi capiamo anche come e se. Quindi io tengo tantissimo a questo corso, quindi spero che verrete in tanti e sarà anche quello, anche il corso sarà interattivo, nel senso che per forza, proprio per sua natura, faremo anche parecchi esercizi e vedrete che sarà divertente, sicuro, ma anche molto soddisfacente. Bene, allora io vi aspetto, intanto vi ricordo per le consulenze da sito e da Wisio trovate il link qua sotto. Direi che siccome è una stesa un po' particolare, direi che è il momento di iniziare, quindi se volete mettete il video in pausa, io per quanto mi riguarda faccio conto che abbiate già scelto, quindi parto subito con la variante dell'anello e qui andiamo prima a vedere le energie che vi legano a questa persona, quindi qual è la situazione più o meno, il contesto in cui si verifica questo fatto. Prendiamo la prima energia. Arrivare al traguardo. Allora, questa è l'energia della situazione, ma è anche l'energia della persona, quindi è qualcuno che vuole farlo, che forse ha aspettato un po', ma adesso ha deciso di farlo. Ricordiamoci però che essendo l'energia generale della situazione, quasi sicuramente è anche un po' la vostra, quindi potreste essere impazienti per questo messaggio per qualunque motivo. Magari non vedete l'ora che vi scriva per dire non farti più vedere. Questa è un'energia generale, mi raccomando. Ricordiamoci che non è che ci dà il responso, eh. Allora, vediamo cosa ci dice lo Shouzhen. Dunque, io non è che le vada a cercare, avete visto che cosa c'è qui. Questa è una persona che evidentemente con la quale da un po' forse non vi manda molti messaggi, anzi direi che è da un po' che questo sentimento di amore non trova terreno fertile tra di voi. Qui c'è la solitudine, quindi molto probabilmente si tratta di qualcuno con cui non avete proprio relazione da un po', sì, per cui ci sono ancora questi sentimenti, quindi qualcuno che potreste non aver dimenticato, ma con cui in questo momento non c'è appunto nessun legame. Vediamo un po'. Guarda, guarda, poi dopo vuole arrivare al traguardo. Che peccato. Io ti direi che qui non c'è neanche stato chissà che cosa per provocare questo lungo periodo di inattività, no? Le cose sono andate deteriorandosi così, quindi
Scrivo domani, no, scrivo domani, no, scrivo domani, oggi no, domani sì, poi arriva domani che è oggi, ma rimando ancora. Fino a quando si è venuta a creare un'atmosfera per cui era difficile procedere con l'invio di una comunicazione, perché è passato troppo tempo. Sono quelle classiche situazioni in cui o prendi la palla al balzo oppure poi no. Quindi qualcuno per cui avete un interesse romantico, che verosimilmente prova lo stesso interesse nei vostri confronti, dove c'è stato quel momento in cui si sarebbe potuta sviluppare bene la storia. Magari c'era già la storia, ha avuto un momento di, così, di colata a picco, ma non c'è stata la prontezza di riflessi di recuperare. Quindi alla fine si è proprio isolata e ghiacciata l'atmosfera, e adesso c'è questo seguire la corrente, come dire, boh, se capita, no? Poi di colpo però questa energia arriva al traguardo, quindi è un qualcosa di irrisolto che dal lato pratico sembra difficile da risolvere perché è passato troppo tempo, perché è scaduto il momento nell'occasione, però in realtà ancora ha delle probabilità di risolversi. Quindi cominciate per esempio a essere un pochino di umore migliore se siete lì che aspettate un messaggio da qualcuno da una settimana, un mese, 3 mesi e non è mai arrivato. Beh, ci dice qui, sì, effettivamente c'è stato un ritardo imperdonabile, ma non tutto è perduto. L'atmosfera che è venuta a crearsi è un po' tossichina, perché insomma, quando non si coglie l'attimo, guarda un po', qualcuno che se n'è andato ma che rimpiange l'errore fatto. Oh. Ma l'errore, se non vorrei togliere magia a questa cosa, a questa atmosfera, l'errore fatto non è tanto anche, ma non aver chiamato, perché quella cosa è sempre lì. L'errore è stato aver lasciato passare il tempo, la finestra temporale entro la quale una comunicazione avrebbe potuto far partire qualcosa. Invece poi qui ormai, insomma, ecco qua. Insomma, le energie ci sono ancora per far andare bene questa cosa o per recuperarla. È un po' forzatina a livello proprio di realizzazione, non è che può mandarvi un messaggio dicendo sto bene, grazie, se sono 3 mesi che non vi sentite, oppure ehi là, come va oggi, no? Se doveva scrivervi qualche mese fa. Quindi l'isolamento, la difficoltà viene proprio nel non farlo sembrare un qualche cosa di forzato, di difficile da realizzare con spontaneità. Però, come vedete, le energie sono ancora forti su questa situazione. Quindi voglio sperare che stia trovando il coraggio necessario. Ecco qua, stessa cosa, no? Oddio, cosa ho combinato? Aspetta che adesso mi muovo, quasi subito, un attimo, vediamo un po'. Era fatta la cosa, bastava quello adesso c'è questo desiderio di trasformazione, mi sta un po' tenendo d'occhio, sta cercando di capire qual è il momento migliore, però noi sappiamo già per come è stata fatta la domanda, chi sta per inviarvi un messaggio. La situazione di partenza è questa. Adesso andiamo a vedere, innanzitutto sappiamo che ve lo manderà, questa, la risposta è già nella domanda, quindi non c'è bisogno di andare oltre, ve lo manda il messaggio, ma, o vi contatta, insomma, comunque una forma di contatto che molto probabilmente è proprio di forma scritta. Potrebbe essere proprio sui social, più che un messaggio di testo e basta. Vediamo. Di chi stiamo parlando? Oh, eh sì, una vecchia conoscenza, eh già. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo. Guardate se non è in arrivo. Quando sono così, sono abbastanza prevedibili. Eccovi.
Vi dico subito che siete in questo momento voi, perché questa carta rappresenta tutti, siete proprio ciò che è nella parte da risolvere, da superare tra le carenze. Quindi siete nell'energia di questa persona, siete nella parte che sente di dover recuperare, quindi vi ha bene in testa. Vi ha particolarmente presente, anche come se foste lì davanti, no? Però sente proprio la mancanza anche del contatto per forza se non vi scrive, ma anche del confronto. Vorrebbe avervi davanti in questo momento. È una persona che sicuramente non sa molto tirarsi su quando deve farsi coraggio, no? Quindi ha alternato momenti in cui ha detto cosa scrivo a fare, tanto scrivo domani, un po' pigra anche, un po' tanto, e poi si è fatto prendere dentro dal tempo che ha passato, si è scoraggiato da solo, ha fatto tutto da solo, si è messo in un guaio per mancanza di puntualità, per mancanza di zelo, sicuramente non per mancanza di attrazione o di sentimento. Ha dalla sua il fatto di essere molto determinato nel mandare questo messaggio, come se volesse educarsi, cioè proprio questo desiderio di redimersi, come se fosse una costante nella sua vita quella di lasciar perdere le cose, lasciarle andare perse per strada. Ha perso delle occasioni proprio perché ha rimandato, ha procrastinato, e questo vorrebbe che uscisse dal suo modo di comportarsi, dal suo schema comportamentale. In questo momento è una persona decisa a fare quello che deve fare, e qui lo dice chiaramente. In questo momento, qual è il lato buono riguardo a questa situazione in questa persona? Il fatto che vuole proprio arrivare a scrivervi. Anche qua ribadisce il fatto che sia qualcosa di scritto, e secondo me anche qualcosa sui social. A fare da contraltare a questa bella energia abbiamo però che è una persona che predica tantissimo: farò questo, scriverò il messaggio più bello del mondo, sto per fare questo. Poi si siede, perché dice no, tanto figuriamoci, non servirà a nulla. Come si fa? Cioè, non c'è equilibrio, no, in quello che dice che fa. Certamente ha dei sentimenti, certamente quando lo dice è convinto, ma ha delle forti oscillazioni tra quando è in stato di esaltazione, ecco, scriverò questo, questo, ok, manda il messaggio, no, tanto non serve a niente. Questo è il suo, diciamo, il suo blocco, quello che ancora deve risolvere. Tende a forti ottimismi, quasi anche un po' gigioneschi, e allo stesso tempo tende proprio a crearsi e portarsi la sua croce. Fa tutto da solo, è un po' una costante nella sua vita. Quindi, fortunatamente, diciamo che in questo momento è un momento un po' passeggero, questo di non trovo il coraggio di mandare il messaggio, però poi abbiamo visto che il coraggio lo trova. Che cosa possiamo aspettarci da una persona di questo genere? Beh, possiamo aspettarci innanzitutto che arriverà un messaggio, una comunicazione un po' strana. Nel senso che potrà sembrare piuttosto formale, e anche un pochettino, ma non perché lo pensi veramente, però un pochettino come se volesse buttarci addosso, no? Non ho più scritto, però neanche tu ti sei più fatto io. Quelle cose lì che dice: taci, ma avevi detto che mi scrivevi il giorno dopo, sei sparito. Ecco, sono passati mesi, c'è un po' questo tentativo di salvarsi un po' la pelle. È comunque una persona che prova dei sentimenti per voi. Purtroppo ha queste grosse oscillazioni di carattere, di morale, proprio come se fosse, si butta giù facilmente, si esalta facilmente. Adesso siamo in un momento di esaltazione, ma dal momento che sa che questo è il suo problema, sta cercando di darsi una regolata. Quindi, anziché lanciare proclami e poi non fare niente, sta trovando le forze per mandare un messaggio, un contatto
equilibrato, almeno questo è nella sua testa, e cercare di recuperare la vecchia connessione, quindi la vecchia complicità che c'era tra di voi. Lo sa che ha questo problema, ciononostante, forse anche solo per cavarsi d'impiccio, qui è molto probabile che vi arrivi un messaggio un po', insomma, diciamo, un po' passive-aggressive, poco aggressive, un po' passive, tipo appunto è però anche tu, qualcosa del genere c'è. Imputatelo al fatto che in questo momento, pur avendo deciso di volerlo fare, è impiegato anche appunto sul fronte della propria crescita personale. Quindi vuole rimediare al gap temporale che c'è stato e quindi alla distanza che si è venuta a creare tra voi. Vuole cercare questa volta di non andare da un estremo all'altro, ma di mantenersi nel limite dell'umano, quindi di contattarvi in modo equilibrato. Vuole riuscire, perché vuole riuscire, perché prova dei sentimenti per voi. Il suo problema è l'equilibrio, il suo problema è proprio questo, il fatto di non essere abituato, no, a moderare così tanto i propri eccessi. Perché? Perché probabilmente le altre volte non c'è stato bisogno. Qui ha capito che invece di lanciare proclami è il momento di muoversi in modo equilibrato. Lo farà? Sì. Ricordatevi che per cavarsi un po' di impiccio il messaggio potrebbe presentare anche solo una frase o due o tre parole che voi guarderete con un certo fastidio. Questo non toglie nulla né ai sentimenti né a quello che alla portata del messaggio. Come vi dicevo, secondo me è qualcuno proprio che ha lasciato passare il momento magico e l'ha lasciato passare per un bel po'. Quindi due sono le cose: o è qualcuno con cui c'è stato qualcosa, poi vi sarete lasciati, però poi le cose sono andate deteriorandosi perché i rapporti erano buoni, quindi se avesse risposto all'ultimo messaggio che vi ha lasciato appeso, probabilmente la storia sarebbe ricominciata, anzi sarebbe continuata perché non era niente di irreparabile. Oppure, ahimè, questo fa quasi ancora più rabbia perché è ancora più difficile il recupero. Qui è qualcuno che avete conosciuto, con cui avete sentito una sintonia fortissima, con cui avete magari chattato e anche magari preso un caffè, e poi a un certo punto ha smesso di interagire con voi. Magari perché quel momento non poteva, si è ripromesso di farlo il giorno dopo, poi il giorno dopo no, poi ha iniziato a dire quello che abbiamo detto, quindi essere preso dal sconforto, ma sì, tanto che cosa scrivo a fare, tanto non potrà succedere mai niente perché a me queste cose non succedono, perché io sono sfortunato, pom, ci dorme sopra, mattina dopo lancia il resto e dice adesso faccio, disfa, alla fine ha fatto niente. Quindi può essere anche una situazione che era molto promettente ma che non è mai partita. Qualunque sia, qui il messaggio sappiamo che c'è perché abbiamo chiesto chi sta per mandarti un messaggio, quindi ci è uscito chi. E ci sono uscite anche i suoi, chiamiamoli problemi, tutti noi abbiamo dei problemi, insomma dei blocchi da rimuovere su di noi e questo è un po' il suo, si rifletterà un po' nella natura del messaggio, però l'importante è sapere che tra ciò che ha di positivo questa persona è che è mosso da un sentimento, quindi se è un ex che ci ha ripensato, se non è un ex perché non è mai stato niente, è qualcuno che si è reso conto che veramente vorrebbe qualcosa con voi perché ha più livelli, ha più strati, però questa carta ci parla sempre comunque di un sentimento che muove, guarda un po' proprio il cavaliere, ci è uscito al centro, quindi è qualcuno che verso di noi sta per compiere questa azione, ok? È un personaggino, insomma, particolare, diciamo, però comunque bisogna riconoscere anche il fatto che ha capito i suoi stessi blocchi e sta cercando quindi non solo di recuperare con voi, ma di recuperare anche con se stesso. Quindi, secondo me, potrebbe poi anche andare bene questo recupero e portare a una ripresa o all'inizio di una relazione, perché no? Bene, allora sappiamo che è questa la persona che
che sta per scrivere. I tempi di solito quando faccio sta per sono sempre 2 o 3 giorni, mi saprete dire. Nel frattempo, per voi che avete scelto l'anello, il video termina qui, quindi mi raccomando, se vi è servito, vi ha dato degli spunti e vi è piaciuto, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, seguitemi sui social. Io come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao. Vediamo per voi che avete scelto il giardino chi è che sta per inviarvi un messaggio. Andiamo prima a vedere le energie perché si pensa sempre a qualcuno che può essere legato a noi sentimentalmente, a cui noi pensiamo in termini romantici, ma non è detto che qua esca per forza una cosa del genere. Quindi vediamo prima quali sono le energie entro le quali si sviluppa questa connessione con questa persona. Magari pace. Ok, beh, intanto sono tranquilla, non è qualcosa di così traumatico. Pace vuole anche dire che in questo momento le cose sono messe in termini pacifici, in casi estremi. Può voler dire che non si sente niente, nessuno da un bel po', quindi senza nessun tipo di trauma, magari non state sentendo notizie, ricevendo notizie da questa persona da un po', non ne state facendo appunto una questione di stato, però è un dato di fatto che insomma non è certo una carta che segnala un grande andirivieni di comunicazione di messaggi, no? Oh, la paura che ha questa persona, mamma mia! Meno male che c'è pace. Beh, allora, voi non percepite questa cosa. Forse neanche ve lo sognate che questa persona vorrebbe tanto scrivervi, ma sta così. Guardate questo taglio com'è, per favore. Coraggio che deve trovare repressione. Fa una fatica tremenda. Vediamo perché. Intanto noi sappiamo che sta per mandarvelo, però cerchiamo di capire. Uff, ah. Ogni volta che deve cogliere l'attimo si annulla, dice no, non ce la faccio, non ce la faccio, non so se ce la farò mai. Ma allora mi viene da pensare qualcuno che nutre per voi un interesse talmente speciale da non avere il coraggio di mettere in conto una possibile sconfitta. Perché altrimenti, scusate, che bisogno c'è di stare così male? Questa è una persona che dice: devo farlo senza pensarci, non ci devo pensare troppo, però un po' ci devo pensare perché tanto io scrivo, io provo, io magari mando anche un invito, insomma, un messaggio di questo tipo qui, ma tanto, figuriamoci. Quindi qui pace, voi non, secondo me non state pensando a questa persona. Magari vi piace anche, magari qualcuno che vi è anche molto simpatico, però non sono energie di qualcosa che voi state attendendo o sperando. Urca. Eh sì. Qui dice, mamma mia, che fifa. Devo andare diritto al punto senza troppo riflettere. Ecco. Ecco, a proposito, no? Questo è proprio, faccio un salto nel vuoto, perché se ci penso troppo non lo faccio. Adesso vi teme, sembra che voi siate un mostro a quattro teste, il che non è che vi vede così, però vi sente come una persona molto forte, un po' come se foste anche una persona difficile da conquistare o comunque da ingraziarsi. Mi vede molto fermi nel vostro modo di essere, nel vostro tran tran. Vede soprattutto pochissime speranze di ricevere una risposta. Vediamo, peccato, vediamo un po'. Però vi scrive, quindi adesso andiamo a vedere. Di ricevere una risposta o teme di ricevere o niente o qualcosa che non fa piacere. Però dice non posso lasciar perdere così. Allora, qui ha un motivo, una scusa, no? Un pretesto per contattarvi ce l'ha, ma sono tantissime le paure di
essere subito smascherato, quindi che voi capiate subito che è uno stratagemma, di ricevere una risposta fredda o negativa che lo possa addolorare, di non ricevere risposta, proprio voi siete lì e non vi accorgete di questo moscerino che vi manda un messaggio, cioè, figuriamoci, no? Però dice, io però sto perdendo un'occasione, io devo fare qualcosa. Non vi fate fuorviare da quello che vi dico, non è una persona pavida, È solo che si è fatto un'idea di voi così. Cioè, ci devo lavorare su, devo cercare anche magari, sì, come se fosse o vi sta usando una scusa di lavoro se lavorate insieme o di lavoro se magari può dire ho bisogno della tua consulenza, ho bisogno di sentire cosa ne pensi, cioè un modo per agganciarvi. Sta arrivando questa cosa, sta cercando di capire qual è il sistema più utile e meno sgamabile per entrare in contatto con voi e poi eventualmente da cosa nasce cosa, però ha molto timore di essere smascherato. Arriverà quindi questo tipo di comunicazione e ci sarà una motivazione che non è quella. Guardati, contatto perché avrei bisogno di. Oppure vorrei sapere se mi sapresti consigliare. È un po' così il contatto. Andiamo a vedere bene questa persona chi è. Soprattutto nella vostra vita in questo momento, dove sta? Perché è così? La persona che vi sta per mandare un messaggio intanto ha una fama di conquistatore, conquistatrice, seduttore o seduttrice, insomma, persona che di solito piace e insomma. E non si fa certamente scappare le occasioni. Adesso però qui è come se dicesse qui è diverso. Potrebbe anche essere una persona che dice di essere impegnata. Non è detto che lo sia. Andiamo un po' a vedere. Invece lo è. E invece lo è. Lo è, lo è, lo è. O perlomeno per quello che ne sapete voi lo è. No, però. Aiuto, dunque. Che persona è? Questa è una persona che ha sicuramente un legame in atto. Di facciata però, nel senso che se anche è un legame riconosciuto da tutti, quindi non è solo di facciata, ma viene considerata una persona impegnata agli occhi dei più, è una persona il cui legame è veramente di facciata, quindi può essere un matrimonio che funziona solo all'esterno, poi dentro meglio non sapere cosa succede, oppure una relazione che va avanti da tanto tempo per inerzia, che non sta più però coinvolgendo nessuna delle due persone, è però qualcosa che esiste. No, quindi sa perfettamente che voi lo sapete. Quindi è una persona con cui intanto iniziamo a togliere i tasselli che non servono, che voi conoscete, con cui non c'è mai stato niente, con cui però voi sentite che potrebbe esserci qualcosa e avete non ragione una volta, mille volte, perché vuole allontanarsi dalla situazione che ha, e a differenza di quello che ha fatto in altre occasioni, quindi allontanarsi per avere storielle in giro, vuole allontanarsi per venire verso di voi. Quindi state tranquilli che questa volta le sue intenzioni sono anche sincere. Sente che con voi potrebbe effettivamente avere anche un momento di crescita personale, cioè proprio si sente nelle sabbie mobili in questo momento. È però una persona molto determinata, ma non molto abile, perché è la prima volta in questo preciso frangente, perché è la prima volta che
vorrebbe, che vuole uscire dalla situazione che ha per fare seriamente con qualcuno. L'avete visto benissimo anche voi il taglio. È una persona che, dovendo digerire una relazione di facciata che sa Dio perché tiene, ma ogni storia è diversa, di solito si distrae in altro modo senza però per questo mettere in discussione il suo stato di persona impegnata. Questa volta sta sentendo proprio un altro tipo di impulso, sente che vorrebbe invece approdare in qualcosa con voi, però non ha il coraggio. Allora, è facilmente spiegabile per il fatto che abbiamo visto, ha un po' una fama così, fama che è anche accentuata da uno di questi abbinamenti che ci dice che viene normalmente visto e considerata come persona, un po' se non opportunista che vive un po' in modo leggero e alla giornata le proprie relazioni che sono tutte extra perché 99%, ripeto, trattasi di persona sposata. Quindi sa che prima di lui o di lei arriva la sua reputazione. Sappiamo sempre da questa stesa, come vi ho detto, che non è felice, che comunque si barcamena in questa situazione, suo malgrado è arrivata proprio alla frutta. La cosa bellissima è che magicamente sembrava qualcuno di destinato a fare questa vita un po' così vagabonda. Per sempre, invece, poi è rimasto colpito da voi. Qui, ripeto, non essendoci stato niente, c'è anche da dire che sì, ha sicuramente un interesse per voi e siete, diciamo, quell'elemento che lo sta facendo un po' cambiare, no? Nelle sue abitudini, anche se per adesso solo nella sua testa. Ma in questo momento non sa bene come muoversi perché vi vede come una persona che potrebbe considerarlo con un po' di diffidenza, quindi non c'è stato niente, vorrebbe che ci fosse, non sa come muoversi perché sa di avere una pessima fama, no? Pessima no, nel senso che questa è una persona popolare, piace, è simpatica, magari ha anche in un certo senso un certo ascendente sulle persone che frequentate e che avete in comune, cioè qualcuno che viene reputato un simpaticone, una simpaticona, una persona brillante, però insomma poco affidabile quando si parla di relazioni sentimentali. Quindi, ben sapendo questo, è in un momento, diciamo, di difficoltà. È una persona però ostinata che qui mi esce come un lato del carattere che gioca a nostro favore. Quindi qui arriva un messaggio da parte di questa persona e sicuramente qui c'è il desiderio di vincere anche questa fama che un po' lo la perseguita. Siete una bella sfida. Non pensiate però di essere in questa stesa e oggetto del suo messaggio solo perché deve vincere i propri blocchi. Qui c'è un genuino interesse a conoscervi anche meglio. Essendo però una persona che ritiene di avere una certa esperienza con le relazioni, pensa di aver già capito che con voi potrebbe nascere qualcosa di estremamente positivo. Sempre se ci riesce, perché siete un po' sul cucuzzolo di una montagna, non questa, come se dicesse io lì chissà se riuscirò mai ad arrivare, cioè è una di quelle persone che riescono ad avere magari tante storielline, ma quando si tratta di fare seriamente, forse anche condizionato dal peso di quello che sta vivendo adesso come relazione, però ha delle grosse difficoltà. Tanto è vero che nonostante ci sia questa propensione, questo desiderio di mandarvi un messaggio, pensa che ti ripensa, che ti ripensa, ha capito che l'unico modo per rompere il ghiaccio è farlo senza pensarci, senza meditare prima che cosa dire, che cosa fare, anche se l'ha pensato mille e mille, mille volte. Quindi vi arriverà che tipo di messaggio? Un messaggio allegro, un messaggio anche abbastanza acuto e spiritoso. Perché saprà buttarsi proprio nel vero senso della parola nella vostra vita, vi farà ridere subito
E quindi arriverà subito, anche se lo vorrete naturalmente, una comunicazione più continua. Non si tratta di un messaggio di invito. Io pensavo, visto il profilo, che il messaggio fosse vado, ti apposto, vuoi venire con me? Posso invitarti magari per qualcosa, un caffè? Ecco, mi aspettavo una cosa del genere. Invece no, si tratterà di qualcosa, di un commento su un avvenimento che sa essere di vostro interesse, quindi potrebbe essere qualcosa di cui avete già parlato e che appunto rientra in quelle, così, quegli argomenti in comune che hanno fatto scattare la scintilla. Potrebbe riguardare anche qualcuno che conoscete, non è una cattiveria però, è un commento spiritoso su qualcuno ma senza cattiveria, perché nonostante sia così complessa come personalità, non è pungente, non è... Non c'è quella cattiveria, quell'essere sardonico, assolutamente. Diciamo che riesce a combinare bene la sua esperienza nel corteggiamento con però un'osservazione piuttosto profonda che vi colpisce e vi farà sorridere. È da tanto che spera di riuscire a trovare il coraggio, magari già vi messaggiate ma per altri motivi. Invece questo è un messaggio che arriva a titolo più personale. Direi abbastanza inequivocabile anche nella sua caratteristica di, appunto, di corteggiamento e di avvicinamento, ma molto rispettoso, è qualcosa di arguto perché nel suo impulso, perché si butta per vincere proprio questo timore un po' che ha di voi, ha capito che la cosa migliore da fare è far leva appunto su queste cose che avete in comune, tra cui anche il senso dell'umorismo. Quindi argomento di vostro comune interesse, messaggio divertente, acuto, non invito, è un commento, inizierete a parlare e poi speriamo che con questo prenda il resto del coraggio, non perda questa occasione che ha di appunto iniziare una frequentazione con voi sempre che voi lo vogliate, perché ripeto, secondo me non avete ben capito fino in fondo quanto siate nella testa di questa persona, e poi si vedrà. Certo che insomma, fino adesso non ho avuto l'occasione di pensare a un'alternativa a quello che sta vivendo, mentre con voi un pensierino ce l'ha fatto. Secondo quello che vedo, nel momento in cui rompe proprio il ghiaccio con questo messaggio, poi il coraggio anche di portare avanti qualche cosa e mettervi, sempre se voi lo volete, su un cammino un pochino più sicuro, poi lo trova. È proprio ormai è diventato questa comunicazione, questo messaggio, lo scoglio da superare. Superato quello, io credo proprio che qui potrà nascere, se lo vorrete, qualcosa di importante. Quando dico sta per, siamo sempre nell'ordine dei 2 o 3 giorni. Vi arriva quando proprio non ve l'aspettate, neanche se adesso avete individuato la persona e quindi iniziate col cronometro ad aspettare. Comunque vi becca nell'unico momento in cui state facendo qualcosa per cui non state pensando a questa cosa. Quindi anche per questo, non avendo voi la preparazione per ricevere questo messaggio, proprio l'aspetto, diciamo, più arguto, più simpatico, più spiritoso, farà doppiamente presa su di voi. Qui fate proprio una risata, quando arriva, e ammirerete, lo spirito di questo messaggio. Poi vedremo, però è qualcuno che sembra da fuori spacca montagne, ma in realtà deve trovare il coraggio di parlare con voi. E come siete messi un po' anche il vostro giudizio su come conduce la propria vita. Quindi è il classico apparente carattere sbruffone che c'era una grandissima insicurezza. Vedremo come andrà, però aspettatevi un messaggio da questa persona, ok? Dai, allora, a questo punto, anche per voi che avete scelto il giardino, il video termina qui. Come sempre io vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, a seguirmi su Facebook e su Instagram e come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao!